Allora esternò il numero 6, signori miei, si fa avanti, signori miei, in lieve evidenza nei confronti di Kitano, il numero 2 in giubba fucsia. Terzo procede Ocean Secret, il Sauro. Con a ridosso Zarif, il cavallo giubba rosa, con prestazioni polacche. Cavalli che affrontano il passaggio delle tribune. Signori miei, lieve vantaggio, scandisce l'andatura. Al suo interno c'è adesso Ocean Secret, i due in vantaggio, procedono in coppia. Signori miei e Kitano, scusate, signori miei e Kitano in coppia acquisiscono vantaggio e precedono Ocean Secret, quindi Zarif, poi Magica Vita, che si mette bene in corsa quest'oggi nei confronti di Vegas Bell, a precedere Chiaromonte e Passer Fritz. Intanto Kitano contrasta signori miei e su questa azione i due in coppia acquisiscono buon vantaggio nei confronti di Ocean Secret, che guida il plotoncino avendo nella sua scia Magica Vita, quindi Vegas Bell, ancora Chiaromonte. Mentre non è più della partita il cavallo polacco Zarif, affermato Zarif il numero 7. Cavalli a completamento della diagonale, procedono sempre in coppia, signori miei e Kitano, i due nell'ordine davanti a Ocean Secret, che ha a ridosso Vegas Bell, poi lo stesso Magica Vita, più indietro Vegas Bell, Chiaromonte e ancora Passer Fritz. Queste le posizioni dei cavalli all'uscita dalla curva, con Kitano che adesso si è liberato della presenza di signori miei. Kitano conduce all'attacco della diagonale discendente, Kitano davanti a signori miei e Magica Vita, poi ancora Ocean Secret, Vegas Bell, Chiaromonte, Passer Fritz che chiude la fila. Cavalli vengono al completamento della diagonale, si presentano sotto le tribune per il passaggio della siepe, con Magica Vita che con decisione si porta sul leader all'attacco della curva di Marlengo, cercando di tenere sempre viva l'andatura. Magica Vita adesso è ai fianchi di Kitano, i due seguiti da Ocean Secret, quindi ancora Vegas Bell, signori miei, Chiaromonte e Passer Fritz. Cavalli che vanno ad affrontare la retta opposta, con Magica Vita che prende mezza lunghezza al compagno, siepe di metà rettilineo. Magica Vita su Kitano e Ocean Secret, i tre di scuderia adesso sono vicini tra loro verso il completamento della retta opposta, mentre signori miei va fermando la marcia. Cavalli che completano la retta opposta imboccano la curva conclusiva. Magica Vita prova ad accelerare nei confronti di Kitano e Ocean Secret, i tre rimangono ben vicini tra loro, inseguiti da Chiaromonte, Vegas Bell e ancora Passer Fritz. Tre quarti della curva finale, i tre compagni sono in lotta tra loro, con il grigio Magica Vita in vantaggio su Ocean Secret, i due si allungano nei confronti di Kitano e Chiaromonte. Ultima finale, incertezza per Ocean Secret, che comunque si propone deciso all'attacco del compagno, testa a testa tra i due di scuderia, più indietro Chiaromonte. Magica Vita reagisce tutta strada, Magica Vita e Ocean Secret, Magica Vita e Ocean Secret, i due vicini, terzo finisce bene, Chiaromonte, poi Kitano, Passer Fritz e Vegas Bell. Arrivo a fruste alzate nella prova per novizi sulle siepi, due di scuderia, Magica Vita all'interno col paraocchi di fuori, Ocean Secret molto vicini sul palo, deciderà il giudice d'arrivo. Per il terzo in allungo conclusivo viene a concludere Chiaromonte.